www.daddarioporteblindate.it. Porte blindate da Dario, sicurezza con stile e tecnologia innovativa. Una squadra di esperti artigiani pronti a soddisfare ogni richiesta da personalizzare. Tecnici della sicurezza pronti a lavorare sulla vostra porta. Design personalizzato con qualsiasi forma e materiale. Una porta blindata da Dario è un investimento sicuro. Innanzitutto, come stai, Giovanni? No, sto bene. Certo, ci sono un po' di fastidi perché la caviglia non è facile da smaltire subito. Però sto abbastanza bene. Sto lavorando con la squadra e questo la cosa più importante è quella. Che tipo di infortunio hai avuto? Come l'hai avuto? Perché ricordiamo il contrasto di Coggi Bonzi. Sì, stavo calciando. Ho avuto questo contrasto dove mi è andata male a me perché chiaramente lui è andato con la gamba tesa, io stavo calciando e quindi ho avuto una specie di distorsione, si è fatto un po' di ematoma ossea e si è gonfiata tanto. Quindi... Ma tu ci hai giocato, cioè il secondo tempo era iniziato, sembrava quasi che insomma l'avessi superato in un primo momento. Sì, perché a caldo comunque il dolore era sopportabile, poi man mano si andava avanti aumentava sempre di più. Poi io c'ho un po' la testa dura, cerco sempre di mollare l'ultimo, quindi poi il mister comunque se ne è accorto che comunque non stavo bene, quindi... fatto bene a farmi uscire, altrimenti peggioravamo le cose. Ti sei perso le ultime gare dell'anno e i tuoi compagni di squadra, comunque, a parte la gara di Aversa, credo, ti hanno sostituito alla grande. Come hai visto il Foggia dal di fuori? No, ma questa squadra sa quello che deve fare, perché lavora bene tutta la settimana, segue molto quello che ci dice lo staff, e quindi chi gioca, penso che cambia poco. E quindi difatti abbiamo pure dimostrato, avendo 3-4 assenze abbiamo sempre giocato a livelli buoni, quindi questo è una forza che c'è il gruppo. C'è voglia di rientrare in te? C'ho tanta voglia, da un mese, una settimana che non gioco, quindi c'è una grande voglia, chi mi conosce lo sa, quindi io sono pronto, poi decide sempre il mister. Senti, se invece ti chiedo un parere su quelli che sono i 30 punti che il Foggia ha al termine del girone d'andata, è sicuramente un buon bottino, poteva essere migliore oppure non ve l'aspettavate, qual è il tuo giudizio? No, io se devo essere sincero dall'inizio, quando la squadra si è ricompattata tutta quanta, a parte il primo mese di agosto che comunque la squadra era incompleta, quando sono arrivati tutti i giocatori, la squadra si è messa a posto, ha cominciato a seguire l'allenatore, a fare le cose che lui vuole e poi ero convinto che facevamo bene. Se ti dico la verità, abbiamo meritato questi 30 punti e penso che ci manca qualcosa nelle prime tre partite. Invece rispetto al tuo girone d'andata, 14 partite, 7 gol, quindi insomma la media di un gol ogni due partite. Forse sono 13. Con la casetta non ho giocato, quindi sono 13. Sei contento? Che bilancio fai? No, io sono contento per il risultato che la squadra ha ottenuto fino ad oggi. È chiaro che mi abbia fatto piacere fare queste 4 partite e magari fare qualcosa in più per il Foggia. Quando non giochi è sempre brutto. E quindi sono contento. Adesso ci mettiamo a lavorare un'altra volta, è un nuovo anno. È un campionato diverso perché adesso tutte le squadre si rinforzeranno con la consapevolezza che comunque siamo a giorni di ritorno e ogni partita è la partita della vita. Ecco, su questo tema qui, tornando anche ai 30 punti, che sono tanti, non nel girone di andata, cosa deve fare adesso il Foggia? Dove non deve sbagliare? Deve anche gestirli questi 30 punti o no? Io penso che gestire non è mai facile, io penso che bisogna lavorare per come stiamo facendo, consapevoli di essere una squadra forte, una squadra che può fare bene solo se ci mette quello che ci ha messo questo giorno di andata, ci mette prima disponibilità per cui ci guida lo staff che ci dà le indicazioni e noi dobbiamo seguirli. E poi dobbiamo metterci tutti quanti sempre qualcosa in più, grinta, attenzione, concentrazione e rispetto per una maglia che indossiamo che dal mio punto di vista è molto importante.
Hai detto che le prime tre gare sono quelle di questo campionato dove probabilmente vi è mancato qualcosa. Adesso il calendario vi ripropone queste tre partite a campi invertiti. Cosa vi aspettate da queste tre partite? C'è senso di rivalsa in voi anche per determinate sconfitte come quella di Teramo, che sicuramente qualcosa ha lasciato, ha fatto un po' male come è arrivata, no? No, ma noi dobbiamo giocare da Foggia, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino alla fine del girone andata. Quindi è chiaro che magari quella partita col Teramo ci è rimasto un pochettino qualcosa dentro. E poi ti trovi a tre punti da loro. È chiaro che quando incontri una diretta concorrente i stimoli vengono da sé. E quindi sarà una partita particolare, sarà una partita importante, sia per noi che per tutti quanti, la gente, la società, che ci tengono molto ci teniamo molto a fare bella figura. Senti, domenica si riprende, secondo te la sosta di questo campionato è arrivata al momento opportuno o vi ha spezzato un attimo il ritmo? Stavate andando abbastanza bene? No, la sosta sappiamo che ogni anno c'è, quindi è chiaro che stiamo vivendo un momento importante. A parte Aversa, poi siamo stati sempre ordinati, belli da vedere. Creiamo tanto, facciamo gioco, facciamo divertire, quindi tu vorresti giocare sempre, però la sosta ci vuole anche per rilassarti un po' e ricaricare le batterie. Volevo chiederti, si riparte da prima, no? E ripensiamo un po' a quella partita di andata, un po' alla tua prima magia che hai acceso con Zaccheria, no? Che ricordo hai anche dell'avversaria, anche se ha cambiato allenatore, che partita quindi ti aspetti? Poi quale è stato un po' l'esordio, no? Oggi in campionato. Quella è stata la prima partita, è stato per me importante perché venivo da circa un anno e mezzo che non facevo gol tra i professionisti, quindi ho avuto pure un'esultanza un po' esagerata perché avevo tanta voglia di mettere la palla dentro, quindi per me è stata un'emozione grande, il mio primo gol allo Zaccheria, quindi ti lascio pensare a cosa avevo dentro. Poi è chiaro che l'avversario è una persona importante, è una persona di categoria, che ha sempre fatto bene negli ultimi due anni, poi io conosco bene l'allenatore, il mister Paolucci, che l'ho avuto a Nocera per tre mesi, è una persona molto competente, fa giocare bene le sue squadre, quindi io penso che l'Aprilia con l'arrivo del mister ha guadagnato tanto. Poi loro hanno fatto tanti, credo, dei loro punti in casa, non un po' a memoria. È una squadra che gioca bene, bene in casa, magari ha lasciato qualcosa fuori, però noi non dobbiamo pensare a quello, noi dobbiamo pensare che noi siamo il Foggia, siamo la terza in classifica e dobbiamo dimostrare che meritiamo di stare lassù. Senti, tanta voglia di tornare a giocare, immagino anche tanta voglia di tornare a segnare, insomma, credo dalla partita con Sorrento, se non sbaglio. Sì, io ho tanta voglia di giocare, poi i gol, gli assist, le prestazioni, quelle sono importanti, però stare fuori non, per come la vivo io è pesante, quindi la cosa importante è stare bene, poi quando sto in campo, se sto bene, riesco a fare quello che ho di mio, nelle mie capacità, quindi ti ripeto, è importante stare bene. Senti, anche un po' per scherzarci su, poi c'è pure un controsorpasso da fare con l'altro bomber in famiglia, no? Noi la viviamo bene sta cosa, ci siamo detti facciamo il massimo, tutti e tre, perché io ci metto pure a Venitucci, perché lui anche se magari ha fatto qualche gol in meno, però per noi è importante perché riesce a giocare tra le linee, quando si gira è uno che ha tanta qualità, riesce a metterci in porta e quindi io penso che noi tre là davanti assieme a Zizzari e a Leonetti siamo un attacco importante dal mio punto di vista. Chi gioca riesce sempre a dare il meglio, quindi questo ti fa capire che ci siamo come gruppo e c'è un grande rispetto tra di noi. Ti sei posto degli obiettivi fino a fine stagione, a cosa aspiri in generale per quanto riguarda un po' la tua seconda metà di campionato? Il mio obiettivo è quello di mantenere la categoria, di arrivare alla C1, alla C unica, poi chi farà 20 gol, chi farà 15, chi farà 20 assist, a me non mi cambierà niente, le prestazioni per me sono importanti
cosa più importante è il Foggia. Il Foggia, se mantiene la C unica, tutti quanti ci abbiamo guadagnato.